questo tutorial impareremo a memorizzare le nostre preferenze in brochure 5. Salveremo quindi i settaggi che gradiamo e nello specifico salveremo quelli per lo sfondo e per l'aspetto video. Incominciamo a vedere come fare. Andiamo in Edit Preferenze e incominciamo con lo Show Default. Vediamo che il nostro settaggio è fill frame, ovvero sia riempi la cornice. Con questo sistema salveremo il nostro settaggio e non avremo quel vuoto a destra e a sinistra della diapositiva. Ma non abbiamo finito, dobbiamo ancora andare in Show, Show Background. E sistemare anche qui dei settaggi. Iniziamo dalla parte superiore. Ci sta una griglia con delle opzioni 4.3. Salvato così avremo spazio a destra e a sinistra. Infatti, eccolo qua la specifica: spazio a destra, spazio a sinistra. 16.9, che è quello che preferisco. La cornice è riempita da tutti i lati. Ci sarebbe quest'altra possibilità, la personalizzazione, ma ogni volta poi con quel sistema si dovrebbe poi intervenire. Quest'altro settaggio riguarda le miniature. Settando qui nell'opzione immagine avremo una scelta dal nostro browse oppure, se va bene, quella da impostazione che ho io nell'anteprima si conferma. Beh, questo è quant'altro. Invece, quest'altra opzione riguarda la firma, il copyright o il logo, che può essere anche fatto con un testo, tipo uno pubblicizza il sito, il blog, quello che ha. O che altro? Per esempio, un logo, poi avremo bisogno dell'immagine e l'andiamo poi a caricare dal nostro PC. Quest'altro settaggio invece riguarda lo sfondo. Al momento è settato con un colore solido nero e se io volessi un gradiente, andrei ad intervenire su questa postazione, mi sceglierei il mio sfondo e vedete come cambia al momento. Oppure se io volessi mettere di default un'immagine, me la andrei a caricare e la sceglierei. Intanto, molte volte uno gradisce un colore bianco. E poi qui volevo dire, di solito quando si sceglie il colore sotto compare il codice esadecimale. Si può anche scegliere un colore da una cartella colori, quelle che si trovano in molti siti che riguardano proprio solamente il colore. Beh, poi tutte queste cose man mano si vedono sempre meglio. Credo di aver detto tutto per questo, poi bisogna confermare qui. Un'altra cosettina voglio dire, se volessimo prendere gli sfondi che ci regala il programma, qui in ProShow c'è la cartella sfondi, bisogna aprirla e comparirebbero tutti quelli che ha, che la persona, che l'utente ha. In più, in questa cartella è possibile anche poi trovarli subito al momento. Salvare qualche sfondo che in particolare dovesse piacerci. Le misure prestabilite sono quelle, io uso quelle classiche che usa il programma. In effetti, cosa ho fatto? Ho cercato questa cartella che poi vi faccio vedere dove la potete trovare. La trovate qui nel disco C, fate la vostra ricerca e la trovate. In effetti, dopo, se andiamo qui a copiare l'indirizzo, in memoria nel mouse, avrete il percorso per trovare la cartellina.
E io cosa ho fatto? Ho poggiato di destra il mouse sopra leggermente. Dopo un attimo ho avuto le dimensioni. Ho notato che le dimensioni che usa Brosciò sono 1024x576 con un peso di 121 KB, sempre se parliamo di uno sfondo. Questo credo che sia un JPEG, perché poi se parliamo di uno sfondo PNG lo troveremo leggermente più pesante, perché come sapete l'estensione PNG salva tutti i colori e preserva uno schermo, preserva una nitidezza maggiore. Questo comporta anche un peso maggiore. Adesso credo proprio di aver detto tutto. Questa guida, questa lezioncina l'ho creata al momento perché stamattina nella posta un caro amico che segue sempre i miei tutorial mi ha fatto proprio una specifica domanda. Ho pensato che la domanda era molto pertinente, molto utile, poteva essere d'aiuto a tutti e al momento ho creato una mini guida. Grazie sempre per l'attenzione e per la partecipazione. Arrivederci.